Una giornata significativa quella di oggi, un protocollo importante. Sì, questa è una scelta che viene da lontano. In Calabria purtroppo si è sempre parlato poco di ricerca, si è sempre parlato in ambiti molto ristretti e circoscritti, che sono quelli spesso e volentieri accademici. Non c'è stata mai una grande divulgazione all'esterno, il coinvolgimento del mondo imprenditoriale. Secondo noi questa è una scelta vincente. Ci poniamo di fronte al migliore centro tecnologico numero uno nel paese e tra i numeri uno in assoluto, comunque tra i primi in Europa, che è quest'area Science Park di Trieste. E per noi è un obiettivo importante perché ci consente di creare queste nuove figure, questi broker nel campo, in questo comparto di 38 giovani almeno, che avranno il compito di relazionarsi e di confrontarsi col mondo imprenditoriale calabrese. E quindi per noi questo diventa uno strumento importante e vincente anche per aprire nuove prospettive e per dare al mondo imprenditoriale delle risposte utili, col coinvolgimento di Fincalabria e quindi con risorse che la regione mette e che per noi significa guardare al futuro. Domande in una. Intanto Clini, qui da presidente di Area Science Park, poi la coincidenza istituzionale di essere ministro dell'ambiente ha rimesso i fari sui rifiuti, un segmento particolare che ha bisogno di interventi immediati, si è detto, e poi in seconda battuta la coincidenza di ricevere per la prima volta un ministro di questo nuovo governo tecnico in un frangente più in generale particolare e delicato per la regione Calabria. Col ministro Clini, con Corrado Clini, c'è un rapporto decennale e quindi, diciamo così, questa sua sensibilità è chiaro che ci ha offerto lo spunto per trovare delle risposte rispetto al tema dell'emergenza dei rifiuti e guardare in prospettiva. Pochi giorni fa, ovviamente, quando ci siamo sentiti, abbiamo condiviso il bisogno di fare una riunione prima della conferenza stampa per trattare questo tema, perché io avevo delle idee e lui aveva delle proposte che sono andate nella stessa direzione, quella di guardare alla necessità di aggredire il tema della raccolta differenziata, che in Calabria può e deve migliorare sicuramente, e quello di intravedere un percorso che già il generale Melandri aveva individuato, di una strategia per uscire dall'emergenza e per guidare questa regione verso altro tipo di contesti, e che lui ovviamente ha condiviso con un supporto che potrà arrivare in futuro, nelle prossime settimane, da parte del ministero da lui presieduto. Ma è un uomo di qualità, è un uomo del settore, quindi insomma ha dimostrato molto chiaramente di avere molta dimestichezza con la materia e di essere anche un uomo concreto. E noi abbiamo dimostrato la nostra la capacità e la voglia di raggiungere alcuni obiettivi, questo molto importante. In un momento particolare che ovviamente a volte per recuperare queste situazioni bisogna lavorare assiduamente e cercare di fare magari 100 progetti di questi. Questo è un progetto straordinario anche per i nostri ragazzi. 100 progetti di questi, a volte servono 100 di questi per colmare quello che purtroppo è l'immagine che a volte viene deturpata da queste scelte, da queste situazioni che sono ovviamente inaccettabili e non condivisibili. Ma possiamo parlare di valenza strategica di questo progetto anche a livello nazionale per proiettare la Calabria in modo positivo? Questo è un progetto che ci pone in una condizione di essere all'avanguardia in questo comparto e ovviamente dobbiamo adesso soltanto accelerare e lavorare per raggiungere un obiettivo che secondo me è importante. Il nostro sforzo va in questo contesto rivolto al mondo imprenditoriale. Il mondo dell'impresa secondo me avrà una bellissima risposta e noi viviamo e cresciamo se favoriamo e stimoliamo quella realtà imprenditoriale che abbiamo sul nostro territorio, che significa, diciamo così, che è il motore dello sviluppo, che sono le piccole e medie imprese. Per rimanere sul settore rifiuti, in relazione agli ultimi avvenimenti, le deleghe di Francesco Pugliano rimarranno invariate? No, Pugliano continua a fare assessore come ha fatto prima, con le stesse deleghe e con le stesse competenze, non ci sono modifiche. La nomina del questore è Speranza,
va a sostituire la figura di Melandri e quindi adesso abbiamo diciamo così, questa fase di collaborazione con la Protezione Civile Nazionale, perché molto presto bisognerà tornare insomma a una funzione ordinaria e quindi capire i tempi e le modalità per cercare poi come assessorato di farsi carico anche di queste responsabilità, che è la gestione dei rifiuti quando terminerà, diciamo così, la funzione e il ruolo del commissario straordinario.